In questo afoso pomeriggio di luglio gli insegnanti per l'ennesima volta tornano in piazza perché in queste ore in Parlamento si sta consumando l'ultimo atto della riforma della scuola. Riforma ribattezzata Mala Scuola, voluta soltanto dal presidente Matteo Renzi e dai suoi collaboratori. Da Roma, Giuseppina Gagliardo. Buon pomeriggio da Gilda TV. Siamo a Roma, a Piazza Montecitorio, dove si sta svolgendo un sit-in dei docenti in coincidenza con il dibattito alla Camera sul DDL Scuola. I sindacati hanno organizzato questo presidio per ribadire al governo ancora una volta che non gli si può consentire di cambiare in maniera così autoritaria la scuola di tutti. La difesa della scuola pubblica comunque non si esaurisce oggi. Sono previste tante iniziative e a settembre si tornerà in piazza finché venga fuori in modo chiaro che con questa riforma non si cancellano i diritti e la libertà di tutti. Ed ora passiamo a qualche intervista. In quest'aula alle mie spalle si sta consumando il distacco tra il mondo della scuola, non le donne della scuola e il potere politico. Stanno votando un disegno di legge che nessuno nella scuola vuole. E verrebbe da dire attenzione perché questi non sanno quello che si fa. 40 gradi di temperatura, nonostante tutte queste difficoltà, il popolo della scuola anche oggi è in piazza per protestare contro l'ultimo atto di violenza che questo governo sta consumando contro la scuola italiana e contro gli insegnanti. Comunque, se pensano che oggi questa sia la fine di un ciclo, si sbagliano di grosso, perché gli insegnanti non dimenticheranno quest'atto di violenza e continueranno questa battaglia a partire da settembre nelle scuole italiane. Le scuole italiane diventeranno la Stalingrado di questo governo e lotteremo con tutti i mezzi consentiti, innanzitutto con quelli della giustizia, perché siamo convinti che ci sono ancora dei magistrati indipendenti e che questo disegno di legge, che oggi diventa la legge, ha dei profili sicuramente incostituzionali. Mentre a Roma la protesta dei docenti si conclude con un grande corteo, anche in altre città italiane gli insegnanti sono scesi in piazza per manifestare contro il DDL di riforma della scuola. Gilda TV vi aspetta per i prossimi aggiornamenti. Okay,